Beppe Fenoglio. Tutti in una magna c'è ad ascoltare Fenoglio, mentre io scrivo rime a caso su un foglio. La gente per non ascoltarlo già reclamava addirittura il portafoglio, ma io versavo lacrime per quelle parole piene di orgoglio. Parlava della storia di uno scrittore, o meglio se si può definire un autore, e come sfondo c'era la seconda guerra mondiale, quindi non voglio ridurlo a un diction banale. Parole chiave come resistenza e guerra, l'ho sentita per mezz'ora, finalmente sono stata campanella, non ne vedevo l'ora. Per fortuna c'era davanti a me una mora, mi ha chiesto vuoi uscire con me stasera, ma in realtà era una suora. Ah, dimenticavo che scrisse una questione privata, quindi mi faccio i cazzi miei e dico un'altra cavolata. La sapete la parte più importante? Zanna, sgridato e umiliato dall'insegnante. Ma adesso sono stanco e arrabbiato. Mi dispiace, Fenoglio, ma pure un professore si è addormentato.